Ciao Alessandro, grazie per la tua disponibilità a questa intervista. Buonasera, grazie a te, anzi. Allora, siamo tornati con le pive nel sacco da San Donà, abbiamo segnato solo 50 punti, un primo periodo buono perché l'abbiamo vinto noi, il secondo periodo invece proprio debacle più assoluta, terzo, quarto periodo invece hanno controllato bene i sandonatesi la partita. Cos'è che non ha funzionato, Alessandro? Purtroppo questa volta è andata così, sicuramente stanno nascendo una squadra preparata, noi ci siamo fatti cogliere un po', secondo me, alla sprovvista. Siamo riusciti, come hai detto te, bene nel primo quarto a difendere e attaccare, secondo me, restando nelle nostre regole, mentre dal secondo quarto abbiamo iniziato ad avere dei cali di concentrazione non indifferenti. E questo sicuramente Sandona l'ha sfruttata a proprio vantaggio ed è riuscita a portare a casa la partita, ecco. Dov'è che i nostri hanno mancato principalmente? Sicuramente abbiamo avuto dei grossi cali di concentrazione in alcuni periodi, a volte anche abbastanza importanti, e calando la concentrazione abbiamo calato sicuramente la nostra arma migliore, che era la difesa. Dopo da là non siamo riusciti ad andare neanche in attacco a prendere ritmo e questo in alcuni momenti ci ha fatto perdere un po' di fiducia. Quindi vi aspetta un gran lavoro in palestra per rimediare un po' questi cali di concentrazione e già li potremo vedere mercoledì con la partita di recupero con Montebelluna. Assolutamente sì, tutto questo percorso per i ragazzi fa parte di un bagaglio di esperienze dove possono imparare e sicuramente questi 40 minuti ci sono serviti per apprendere questi e non ripetere nelle successive volte. Adesso siamo tornati in palestra sicuramente pronti e carichi per preparare la partita contro Montebelluna, che sarà sicuramente una partita interessante con una squadra buona, di alta classifica, e noi sicuramente ci faremo trovare pronti e rimedieremo alla partita contro Sandonà, insomma. Perfetto, allora ci aggiorniamo a mercoledì e vediamo come reagiranno i nostri ragazzi. Grazie Certamente, ci ritroveremo sicuramente pronti. Ale, buona serata. Grazie a te. Ciao. Ciao Gianpietro e ben ritrovato. Grazie Andrea, ciao, ben ritrovato a te. Allora, alla fine avete vinto voi questo scontro diretto. Un scontro diretto, insomma, bello pimpante, una bella partita come tu avevi pronosticato. E chiave di volta, a mio avviso, è stato il secondo quarto in cui avete bloccato i nostri e il turbo l'avete messo voi e avete segnato un parziale di 28 a 12. Sì, effettivamente, proprio come stai dicendo tu, noi ci eravamo preparati in settimana un piano partita ben preciso. I ragazzi hanno rispettato quello che è stato il nostro piano partita sulle scelte difensive ed effettivamente la chiave di volta è stata quella di farvi fare solo 50 punti, una cosa molto strana per una squadra come la vostra che è abituata a ben altro punteggio. Bene, quindi complimenti fondamentalmente ai tuoi ragazzi che sono stati bravi a rispettare il piano gara, cosa non facile, vista l'età dei tuoi ragazzi. Sì, effettivamente sì, complimenti, però veramente tanti complimenti a tutti i due e tutti i reparti, da quelli di cabina di regia agli esterni e anche ai lunghi, anche se, diciamocelo francamente, non ci avete messo ancora un po' in difficoltà in alcuni aspetti, tipo i rimbalzi offensivi e qualche tiro dal perimetro di troppo di Rossato. Va bene, dai. Adesso vi affrontate un altro big match contro Milano.
Altro match molto importante e altrettanto difficile quanto quello con voi, forse anche un po' più difficile perché andiamo fuori casa. Effettivamente il vostro pubblico è sempre il sesto uomo in casa. Sì, 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 il nostro palazzetto ci dà sempre un buon supporto, sia per i tifosi sia per l'aspetto del palazzetto stesso, che ha determinate dimensioni che ci permette di fare il nostro gioco come è stato impostato dall'inizio dell'anno. Bene, grazie Gian Pietro di questa tua disponibilità, in bocca al lupo per domenica. E ancora in bocca al lupo a voi e grazie, è sempre un piacere sentirti. Piacere mio, ciao Gian. Ciao, ciao Andrea, ciao ciao.